Indie Nation Pills, episodio 72, il nuovo appuntamento della versione ridotta del progetto di Wrestling Unico Amore dedicato al mondo del wrestling indipendente. Ancora una volta, quindi, bentornati o benvenuti sul nostro canale YouTube. Con voi, come sempre, il vostro Draco. Oggi in compagnia anche di special guest momentanea, ecco. Molto momentanea, per continuare a parlarvi di tag team wrestling. Infatti, anche nel mondo del wrestling europeo, con la ripartenza, dopo la pandemia, si sono un po' smosse le acque anche per quanto riguarda la competizione di coppia, e in WXW si è creato nel corso del 2022 un team molto interessante, ovvero quello degli Only Friends, Bobby Guns e Michael Knight. I due si sono scontrati diverse volte in passato e, come comunque capita spesso e volentieri nel wrestling, per via di circostanze particolari hanno iniziato a fare coppie insieme. In questo caso le circostanze particolari sono quelle di un tag team gauntlet match che nel corso della seconda giornata del 16 Karat Gold del 2022 metteva in palio una title shot ai titoli di coppia della WXW, in quel periodo detenuti da Fast Time Mudo e Stephanie Mays. I due, diciamo, per via un po' della mancanza di soddisfazioni per quanto riguarda la competizione singola, hanno quindi colto la palla al balzo per provare a fare qualcosa di nuovo, per sperimentare, e quindi hanno avviato una collaborazione come tag team, andando a vincere il Gauntlet Match, battendo anche comunque dei team più collaudati, come per esempio i Rotten Flot, Nikita Charisma e Michael Schenkenberg. Il tutto quindi gli ha permesso poi di iniziare quella che è stata comunque una lunga caccia per arrivare a conquistare i titoli di coppia della WXW. Infatti, i due hanno sfruttato subito quella title shot nell'episodio 28 di Will of Wrestling. Tuttavia, Mudo e Maze sono riusciti a mantenere le cinture. Lo hanno fatto una prima volta e poi anche una seconda nel Will of Wrestling 29, quindi comunque due occasioni molto buone per gli Only Friends, già per cementificare la loro collaborazione. Purtroppo non sono andate per il verso giusto, nonostante comunque piano piano i due sviluppavano sempre di più la loro alchimia come tag team, e quindi iniziando anche a lottare con offensive combinate e non solo, alternandosi uno per volta all'interno del ring. Inizia quindi un percorso un po' più graduale degli Only Friends per arrivare a ottenere una nuova opportunità per i titoli di coppia. Questo li ha portati ad affrontare altre, diciamo, comunque battaglie in coppia, ma anche in trios, comunque all'interno della WXW, alleandosi occasionalmente con Jun Simmons per avere la possibilità comunque di rimanere sulla scena della competizione di coppia. E dopo essere arrivati a ottenere una nuova possibilità nell'evento Broken Rules 20, svoltosi l'11 giugno del 2022, hanno provato un nuovo assalto ai titoli in quel momento detenuti dai Rotten Flot, Nikita Charisma e Michael Schenkenberg, che, nonostante avessero perso proprio con gli Only Friends qualche mese prima, hanno vinto un altro match che assegnava comunque una shot ai titoli, però si sono trovati davanti proprio gli Only Friends, che comunque sia, cioè, viste comunque le loro vittorie in coppia, visto che mesi prima avevano battuto i Rotten Flot nel tentativo comunque di rimanere nel pool delle coppie più quotate, beh, giustamente hanno richiesto una title shot. Purtroppo però l'Elimination Tables Match alla fine ha sorriso ai campioni neoeletti, quindi i Rotten Flot hanno trionfato e ancora una volta gli Only Friends si sono ritrovati a dover ricominciare tutto da capo. Questo
questo li ha portati comunque a in qualche modo scontrarsi poi nuovamente con i Rotten Flot nell'edizione 2022 di Dead End. Purtroppo però è arrivato qualcosa che ha fatto stallare un po' il loro percorso, ovvero un infortunio per Michael Knight, che lo ha fatto rimanere fuori dalle scene per diversi mesi, mettendo Bobby Guns sostanzialmente poi un po' come scheggia impazzita, come mina vagante all'interno della WXW. E per quanto lui comunque sia bravissimo anche come performer in singolo, a mio avviso aveva delle dinamiche avviate comunque per quanto riguarda la competizione di coppia, se non fosse che c'era una storia particolare che andava avanti comunque da diverso tempo in WXW e si è approfittato di questo per un po' temporeggiare nell'attesa del ritorno di Michael Knight. Se avete seguito i nostri podcast recenti sapete anche magari già di quale storia sto parlando, ovvero quella fra Bobby Guns e Norman Harras. Norman Harras, con il quale Guns in passato faceva anche coppia, tuttavia Harras ha riportato un infortunio che in qualche modo lo ha tenuto fuori per tanto tempo anche lui dal punto di vista dell'azione in ring, e ha acquisito quindi un ruolo un po', diciamo, di contorno, ma che lo faceva essere presente comunque all'interno delle dinamiche WXW, ovvero il direttore sportivo delle operazioni, uno di quei ruoli comunque simil general manager che negli anni abbiamo visto tante volte nel mondo del wrestling. E con questo ruolo Norman Harras è andato spesso a interferire con quelli che erano i piani e gli obiettivi dei face della compagnia, come per esempio Levaniel, Jurn Simmons e anche proprio lo stesso Bobby Guns, che però nel 2023 ha deciso proprio che non ne poteva più delle angherie dell'ex alleato, e così ha deciso di affrontarlo direttamente, anche mettendo proprio a rischio la sua carriera pur di far sì che Norman Harras perdesse quella posizione di potere che aveva acquisito nel periodo del suo infortunio. E quindi nella seconda giornata del 16 Karat Gold del 2023 Bobby Guns e Norman Harras si affrontano in un match che, diciamo, non vi consiglio di recuperare per la qualità dell'ottato, né tantomeno per l'intrattenimento, ma che comunque sia a diciamo comunque un punto molto interessante per quanto riguarda la narrativa WXW, ovvero il ritorno di Michael Knight. Michael Knight infatti non si era più visto, non c'erano più notizie di lui, ma torna al comunque quasi al termine del main event di quella giornata del Karat Gold per aiutare il suo tag team partner e quindi in qualche modo distrarre Norman Harras per permettere così a Bobby Gunn di connettere la manovra finale, schienarlo e conservare, comunque continuare meglio, la sua carriera e far perdere il potere a Norman Harras. Questo ovviamente ha portato alla riunione degli Only Friends, che nella terza giornata poi del Karat Gold del 2023 hanno già in qualche modo dimostrato nuovamente la loro alchimia e il loro valore, battendo il team composto da Davey Richards e Masha Slamovic. Match che, ecco, se siete magari abbonati al WXW Now 2.0, il loro servizio di abbonamento su YouTube, ecco, questo è già molto più carino da recuperare ed è un piccolo passo iniziale per quanto riguarda la ripartenza degli Only Friends, che poi nelle settimane successive si scontrano con diversi team come quello composto da Elijah Bloom e Nick Schreier. Tuttavia ovviamente l'obiettivo principale rimangono le cinture di coppia, e quindi lanciano una sfida alla Ambos che con Icarus e Dover è riuscita a conquistare le cinture di coppia battendo i French Adors, e si vede sfidata appunto dagli Only Friends, che affrontano così due rappresentanti della stable capitanata da Robert Dreiskar, e riescono anche a ottenere la meglio su di loro. Infatti battono Icarus e il campione Shotgun Lawrence Roman, una sconfitta che ovviamente la Ambos non può perdonare, non può assolutamente far passare, dato che appunto
hanno ottenuto comunque una posizione importante all'interno delle dinamiche della compagnia, hanno ottenuto 3 dei 4 titoli in WXW e quindi appunto vogliono in qualche modo dimostrare di essere comunque i leader della scena e quindi concedono una title shot agli Only Friends che la sfruttano nell'evento WXW Fan 2023. E nel corso di questo evento gli Only Friends mostrano effettivamente qualcosa in più, una maturità che magari nelle precedenti occasioni era mancata, maturità che mette davvero in pericolo la Ambos, tanto che ricorrono comunque a una tattica, diciamo, classica per gli heel in difficoltà, ovvero connettono un low blow su uno degli avversari, nello specifico Bobby Guns, così che seppur sconfitti riescono comunque a conservare le cinture. Ovviamente la vittoria per sconfitta non comporta la perdita dei titoli e quindi la Ambos mantiene comunque le cinture di coppia della WXW. Questa volta però sono gli Only Friends che non vogliono far passare sotto banco questa cosa, loro che sono arrivati finalmente davvero ad un passo dall'ottenere quel tanto agognato riconoscimento come performer di coppia. Beh, questa volta decidono di alzare ulteriormente la posta in gioco e quindi nel corso dell'evento Drive of Champions affrontano nuovamente la Ambos, nello specifico Icarus e Dover, campioni di coppia, in un 2 out 3 falls match che, così come l'evento in generale Drive of Champions, vi consiglio davvero di recuperare, perché comunque abbastanza carino, offerto comunque nel complesso un buon lottato. E nello specifico gli Only Friends e le Arrows of Hungary della Ambos danno davvero il meglio di sé, portando in scena uno scontro non solo fisico con appunto le manovre, le mosse, le offensive combinate, ma anche psicologico, perché appunto la stable di Robert Dreisker cerca in tutti i modi di far vacillare il team composto da Guns e Knight, che però alla fine comunque riesce ad arrivare al traguardo tanto inseguito e a ottenere i titoli di coppia della WXW, portando quindi così a termine una caccia che durava già dal 2022. Di questo, così come anche di altro, spero di parlarvene quanto prima anche in una prossima puntata podcast, dove scioglieremo un po' più nel dettaglio quello che è accaduto nel mondo della WXW fra la primavera e l'estate. Tuttavia, se in qualche modo comunque vi interessa questo tipo di contenuti legati al wrestling indipendente, allora un like, così come anche le vostre opinioni qui sotto nei commenti, sono delle piccole cose che ci possono aiutare ad arrivare a quante più persone possibili e anche poi in qualche modo stimolarci a portarvi sempre più contenuti anche riguardo questo pazzo mondo del wrestling indipendente, che comunque, come già detto, vive di porte aperte e di tante situazioni magari occasionali, ma spesso comunque crea anche qualcosa che va avanti per tanto tempo e scrive magari delle pagine non solo di wrestling ma anche proprio di narrativa, di intrattenimento un po' più a 360 gradi. Come sempre, dal vostro Draco è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video, sempre qui su Wrestling Unico Amore.